Il Messico mi ha affascinato subito perché è esuberante. Dal punto di vista dell'immagine non ha limiti, non c'ha. Cioè, in Italia non puoi immaginare un paese della provincia di Rieti dove due case siano una rossa e una gialla. Qua invece guarda che roba, cioè le case sono così, i colori si associano tra di loro senza nessuna necessità oggettiva, cioè vanno secondo il gusto del padrone di casa che si sveglia e dice io la faccio verde e la fa verde la casa. Il bello di questo quartiere è che ha un'architettura direi carina, senza essere troppo clamorosa, queste piccole case un poco anni 30, un poco liberty, un poco con un tocco di stravaganza, no? I muri della città qui parlano sempre. Possiamo dire che questo è il mio regno, perché io qui cucino e mi tocca cucinare, gioco, che è il motivo reale per cui sono venuto in Messico, e qui dipingo quando mi acchiappa l'estro e l'ispirazione. Infatti, vedi, questo qui è uno che è finito, è il primo di questa nuova generazione, questa foto qui, scena metropolitana tipica della Città del Messico, dove gli ho aggiunto il mio elemento personale, che è in questo caso una donna che legge, che sta nel suo mondo. Un mio amico è venuto qui nel 2003, nel 2005 stava così bene, era così contento, che ha incominciato a rompermi le scatole a me, dicendomi ma che stai a fare in Italia, ma vieni qua, guarda che non è quello che pensi, guarda che non è terzo mondo, guarda che qua ci sono un sacco di possibilità, uno come te, con quello che sa fare, eccetera, eccetera. In realtà l'unico vero, reale motivo era questo qua, cioè lui voleva un amico per giocare a biliardo. Io in Italia mi occupavo di strategia di marketing, comunicazione, illustrazione, fotografia, disegno, tutto quello che ha a che vedere con l'immagine e la comunicazione. Però sentivo arrivare la crisi, no? E io in un momento così di follia ho detto ma sai cosa c'è? Fammi andare a dare un'occhiata al Messico, va? Quello che è successo qui, appena arrivato, io sono arrivato con un'unica cosa sicura e mai più, non mi sposerò mai, me la passo qua allegramente e bene, infatti dopo 6 mesi ero già praticamente quasi all'altare, all'altare no perché ci siamo sposati civilmente. Ho conosciuto questa donna che invece portava con sé, diciamo, i germi di due culture completamente separate, perché da una parte laureata in psicologia, ha fatto tutto il percorso accademico, i vari corsi specializzati, dall'altra parte è figlia di una curandera, cioè di una donna che cura con la sapienza ancestrale che in Messico si tramanda di generazione in generazione. Praticamente lei non fa fatica a coniugare i due mondi che per noi sono separati e inconciliabili, per lei è assolutamente normale. Dunque nel 2008 abbiamo costituito questo istituto, una società tra me e mia moglie, lei è terapeuta basicamente, fondamentalmente, quindi ha un consultorio, però allo stesso tempo è una scuola di terapia, noi formiamo terapeuti qua. Abbiamo dei corsi di differenti livelli per gente che non ha assolutamente nessuna cognizione di psicoterapia, quindi entra più che altro per un processo personale, fino ai terapeuti super esperti di altre scuole che vogliono specializzarsi in qualcosa di tipico nostro, perché nel frattempo abbiamo sviluppato un modello terapeutico. Che sarebbe, lo chiamiamo terapia integral vincular, cioè un insieme di differenti tecniche, ma soprattutto la teoria del vincolo, dell'attaccamento madre-figlio, cioè sono elementi che abbiamo in qualche modo combinato insieme e che permettono a un terapeuta un approccio molto efficace. Qui ho capito, me l'ha insegnato mia suocera, mi ha messo a posto la testa proprio quando mi ha detto è inutile che ti sforzi di capire perché una tecnica funziona, l'altra non funziona, perché lo sciamano può risolvere un problema e il terapeuta magari no. Dice non importa la tecnica, mi ha detto la frase che mi ha cambiato la vita, aunque sean frijoles, cioè fossero pure fagioli, l'importante è come tu ti relazioni col tuo paziente. È la relazione terapeutica che sana, non il processo, il modello terapeutico.